Napoli ancora una volta porta con sé un primato negativo. Sì, purtroppo è così e naturalmente l'importanza e l'intelligenza di Attilio Iannuzzo è di non limitarsi a fornire dei dati che di per sé sono già significativi e riassuntivi di una situazione, ma ragionare sulle cause. Le cause si possono riassumere in una frase: quando il lavoro è poco, come accade a Napoli, è anche meno sicuro, proprio come accade a Napoli. Alcune domande inerenti proprio alla sua professione, quella di giornalista. Ci sono ancora vari, lei ne ha viste tante sicuramente, ci sono ancora validi giornalisti secondo lei o c'è qualcuno che rischia un po' di perdersi in questo marasma? Ma il giornalismo ha il destino di tutte le altre professioni. Al proprio interno ha isole di eccellenza e anche aree di degrado. Allora il problema è vedere come si possa ridurre l'area del degrado con una migliore formazione, con un ingresso diciamo più controllato al giornalismo, cioè facciano i giornalisti coloro che ne hanno le attitudini, le capacità, sapendo che una volta si diceva giornalisti si nasce, no, giornalisti si può diventare se c'è volontà, se ci sono le capacità. Napoli ha una buona scuola, secondo lei? Napoli ha una tradizione di giornalismo di alto livello ed era giornalismo che si faceva lungo la strada, giornalismo di strada. I tempi cambiano, ci sono oggi le nuove tecnologie, ci sono strumenti di cui bisogna impossessarsi per fare bene il comunicatore sociale. In Campania ci sono due ottime scuole di accesso al giornalismo in ambito universitario, sono una a Salerno Fisciano e una a Suor Orsola Benincasa. Un appello ai ragazzi che vogliono avvicinarsi a questo settore? Beh, verificare le proprie capacità, cercare di fare le prime esperienze anche nella maniera più semplice e più diretta, qualunque sia lo strumento di comunicazione su cui uno può mettere a prova le proprie capacità. Dopodiché, se c'è volontà, la strada può essere in salita quanto si vuole, ma in cima si arriva.